Eccoci di nuovo insieme con Dalla parte degli animali e finalmente è arrivato il momento di darvi gli estremi per adottare la nostra meravigliosa Ariel, che è davvero una cagnolina piena di vita, che ha voglia di correre, di giocare e di farvi tantissime feste. E insieme a lei io voglio presentarvi Pepe, questo signorino molto serio, vedete, molto composto, molto educato e molto molto bello. Ci parla della loro storia la nostra Giada, la responsabile della sezione di Lecco della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Benvenuta Giada. Allora, ciao. Sono meravigliosi questi cani. Cominciamo subito da Ariel, che è impaziente come i nostri telespettatori sono impazienti di conoscere la sua storia. Ariel è stata recuperata per le strade in campagna, erano una cucciolata di 5 fratellini ed è arrivata qua al nord in cerca di fortuna e lei è l'unica purtroppo della cucciolata che non ha ancora trovato famiglia. Speriamo che arrivi presto. Mi sembra che sia un cagnolino dolcissimo. Molto dolce e molto simpatica, sì. E si adatterà, penso, a qualunque casa, perché rimane una piccola media taglia. Sì, sì, una taglia comunque contenuta, quindi non crescerà eccessivamente. E questo signore è meraviglioso, ma guardate con che classe, con che eleganza lui si mette a favore di telecamera. Quanto ha? Lui ha quasi 2 anni. E da dove arriva? Lui arriva invece dalla Puglia, è stato trovato anche lui per strada, era solo lui, l'unico cucciolo è stato trovato, quindi non sappiamo se ci fossero altri fratellini. E lui è qua da più di un anno in stallo. Più di un anno, sì. E nessuno ti ha portato a casa. Purtroppo. Ma nessuno l'ha ancora scelto. Che sei così bello che questo non sia ancora accaduto. Ma lo guardate, lo vedete? E in questo momento questi occhioni vi stanno dicendo: portatemi a casa, non lasciatemi tornare ancora in canile. Sì, sarebbe ora che trovasse una bella famiglia anche lui. E lui va d'accordo con gli altri cani? Sì, lui convive con altri cani, non ha problemi, sì, sì. E quindi anche se avete un altro cane in casa, non c'è nessun problema ad adottare anche il nostro bellissimo Pepe. E io vorrei dare subito già dai numeri di telefono per portare a casa la nostra piccola Ariel 5 mesi e il nostro Pepe 2 anni, forza! Allora, il numero da chiamare è 334 30 23 760. Oppure, come al solito,